questa è la mostra fotografica, sta a dimostrare cosa è successo e che non dovrebbe più succedere, noi vediamo quanto è difficile la pace. Quanto è difficile la pace. Noi ci auguriamo che il messaggio che viene da questa mostra fotografica sia un incentivo verso la pace, a 80 anni dalla liberazione della città di Arezzo e provincia. La liberazione della provincia di Arezzo, raccontata attraverso 40 scatti in esposizione negli spazi della Galleria Ricasoli, una mostra per celebrare l'80° anniversario dalla liberazione organizzato dall'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. Questo è all'ingresso proprio perché Garibaldi ha combattuto per la libertà di tutti i popoli e è un esempio di democrazia, è uno dei primi esempi di democrazia, non si è mai arreso e ha combattuto sempre per la libertà e la democrazia e quindi noi abbiamo il dovere di continuare e tramandare questi principi, questi valori. Quindi ricordare, come in questo caso grazie al credo e all'impegno appunto dell'associazione, è un modo per renderci conto di quanto sangue e quante morti hanno dovuto sacrificarsi per la libertà che noi oggi abbiamo. Come diceva prima il Presidente, una guerra non si vince mai, si perde sempre. Su Arezzo ci furono più di 3.000 vittime innocenti, quindi nonostante la gioia poi della ripartenza e della liberazione, il costo delle vite fu alto. Lo scopo di un'amministrazione è quello di coinvolgere i giovani per poter tramandare questi valori e queste anche atrocità che spesso si vedono alla televisione e sembrano lontane, in realtà sono molto vicine e sono anche state nei nostri territori, nelle nostre case e hanno coinvolto nonni, parenti, quindi è opportuno, anche se sono passati 80 anni, riscoprire quei giorni, riscoprire quei valori per insegnare ai nostri ragazzi, coinvolgerli e renderli partecipi. Proprio a Castiglionfibocchi, alla Fontaccia, nel luglio 1944, vennero uccisi 14 civili dai soldati tedeschi. C'è chi in quella strage ha perso un nonno e uno zio. Mia madre all'epoca aveva 12 anni, mio zio e mia zia erano ancora più piccoli, pertanto i loro sogni sono svaniti in quanto quello che avevano intenzione di fare poi nella vita è andato tutto a perdere. Questo ricordo è sempre vivo e sempre molto doloroso in quanto la vita è bella e deve essere vissuta nella giusta maniera. Pertanto mi auguro che questo possa dare anche un segnale a tanti giovani che non si può vivere il presente se non guardiamo un attimo anche a quello che è successo nel passato, pur anche se è doloroso. La mostra sarà visitabile sino al prossimo 21 luglio.